Ora andiamo a spiegare una tecnica di sottomissione che si chiama compressione al polpaccio. Lui sta in posizione di greca o tartaruga. Io sto sopra di lui e lo controllo. Da questa posizione infilo la mia gamba sinistra sotto alla sua pancia. Ok? Da questa posizione lui penserà da qui che io voglio andare a prendere la back mount mettendo l'altro gancio. Invece da questa posizione, velocemente, vado con la mia gamba sopra alla sua gamba, questa posizione qua, cercando di stare con la mia gamba il più possibile vicino al suo ginocchio, quindi non qua, ma più possibile di vicino al suo ginocchio. Ok? Velocemente cambio e vado ad afferrare con tutte e due le mani l'estremità del suo piede. E vado indietro, chiudo le gambe e vado ad applicare con forza questa compressione. Lui sta in greca o tartaruga, io gli sto sopra, presa testa e braccio, infilo la mia gamba, infilo la mia gamba, posiziono la mia gamba sopra la gamba sua. Lascio la presa, giro, prendo la punta del suo piede, mi butto indietro, chiudo il triangolo con le gambe, faccio pressione con tutte e due le mani sul suo piede e vado a comprimere il suo polpaccio. Vado a fare pressione con le mie mani sull'estremità del suo piede, tiro verso di me, blocco le gambe in triangolo, chiudo il triangolo con le gambe, questa parte comprime il suo polpaccio mentre spingo in basso il suo piede.